La Guardia di Finanza ha messo fine allo smercio fra Pescara, Milano, Trezzano sul Naviglio e Cusago di cinture in finta pelle vendute da commercianti cinesi. Alle porte del Natale, tra le difficoltà economiche legate al caro vitta, c'era chi speculava puntando su prezzi falsamente concorrenziali e frodando gli acquirenti sulla reale qualità del prodotto in vendita. Le fiamme gialle di Pescara, insieme a quelle della nostra regione, in un'azione congiunta tra l'Abruzzo e la Lombardia, appunto, hanno messo fine a questo smercio di cinture spacciate per vera pelle e che era gestito da esercenti cinesi che operavano tra Pescara, Milano, Trezzano sul Naviglio e Cusago, persone con precedenti penali per contraffazione e ricettazione, frode in commercio e vendita di prodotti, consegni mendaci, questi reati contestati a conclusione dell'operazione che ha portato al sequestro di oltre 1000 cinture contraffatte scoperte nei locali in cui veniva commercializzata la merce illegale e nei grandi magazzini di stoccaggio non dichiarati e privi di insegne, per un valore complessivo alla vendita al dettaglio di oltre 10.000 euro. Ad attirare l'attenzione degli investigatori sulla reale qualità del materiale di fabbricazione degli accessori di abbigliamento, oltre al basso prezzo di vendita al pubblico, anche le indicazioni stampate sull'etichetta dei prodotti, che riportavano diciture scritte in modo non corretto dal punto di vista grammaticale, sia per quanto riguardava la dicitura vera pelle che quella fibbia, mentre nel lato interno le cinture avevano poi altre scritte 100% vera pelle che parzialmente erano erose e non erano facilmente leggibili. Per analizzare accuratamente la reale qualità di questi manufatti, i finanzieri hanno operato in collaborazione con l'Unione Nazionale Industria Conciaria. La perizia sull'effettiva composizione dei prodotti ha evidenziato come le cinture fossero costituite da più strati di materiali diversi, dei quali solo quello interno era composto da vera pelle.